17:30, Novara che si sposta sulla tre quarti offensiva con Davide Faraoni. Prova la rimessa lunga a cercare dentro l'area Paolo Faragò di testa, battuto! Ma incredibile, signori, fallo fischiato a Faragò è una cosa clamorosa. Incredibile il fallo fischiato a Faragò, che è stato ucciso dai giocatori avversari avendo colpito di testa in anticipo. È una cosa clamorosa questo fallo. Ve lo lascio al replay. È una cosa incredibile. Al minuto 18 annotatevelo, perché è una cosa incredibile. Allora, le immagini parlano chiaro. C'è calcio di rigore nettissimo. C'è Faragò che ovviamente va ad abbassare la testa per spingere ancora in avanti il pallone, e c'è una gamba tesa che fa paura. Ma non solo la gamba, è intervenuto anche l'avversario. Sì, però c'è proprio la gamba. Una specie di sandwich, guarda. Sì, no, ma c'è proprio la gamba tesa che va a colpire quasi la faccia. Guardate il segno di Faragò. Clamoroso rigore non fischiato. Pazzesco. Agli azzurri al minuto 18. Pazzesco, clamoroso. Mai visto una roba del genere, ragazzi. C'ha un segno sul costato che fa paura, è pazzesco. Fortunito Kukiz, l'anticipo di Mantovani sul secondo palo, trascinato giù, ma non ci credo, basta! Nettamente trascinato giù Paolo Faragò, fallo al contrario, ma insomma. Ce l'ha con Faragò quest'arbitro. Il terzo rigore. Ci credo! È il terzo rigore che non fischiano! Fallo ancora ai danni di Corazza, ma basta! È una vergogna, io non lo so! Terzo rigore non fischiato ai danni degli azzurri, ribaltato il segno con un calcio di punizione alla difesa. È una cosa incredibile, è una cosa incredibile! Fantascienza! 16° minuto, terzo rigore non fischiato agli azzurri, fallo contro anche Viola, effetto a Bodi, scrive le lettere a Bodi, 17° di gioco, vergognosa direzione di gara, non so che cosa dire.